Buongiorno amici, buongiorno a tutti voi. Sono davanti al Teatro Ariston per questo ultimo collegamento con Perché Sanremo è Sanremo. Qui dormono tutti. Veramente devo andare a dormire anche io. Però, devo fare ovviamente dei ringraziamenti per questo mio Sanremo. A dir la verità non pensavo di riuscire a realizzare tanti servizi, tante fotografie, tante situazioni, perché il momento che stiamo vivendo è quello che è, ma poi è accaduto tutto, è accaduto il bello nella massima sicurezza. E allora sono qui ovviamente per i ringraziamenti finali, per ringraziare Rai 1, per ringraziare il Comune di Sanremo e poi Casa SIAE, Casa Sanremo, Radio FM 1, la storica Radio Fermo 1 e poi Cronache Fermane, dove vedrete questo video. Un saluto a tutti i lettori di Cronache Fermane. Cala il sipario su questo Festival di Sanremo, straordinario, molto bello, che verrà ricordato per gli ascolti. Record, non accadeva dal 1995, l'anno in cui c'era Pippo Baudo, e poi perché verrà ricordato come il festival della ripartenza, forse un po', infatti anche la scenografia del Teatro Ariston simboleggiava questo tunnel dove, insomma, da cui dobbiamo uscire prima o poi. Hanno vinto Mahmood e Blanco, seconda Elisa, terzo Gianni Morandi, benissimo, la classifica mi sta bene, anche perché poi l'ho detto ieri, la musica, cioè non c'è la musica bella e la musica brutta, la musica è di chi piace, di chi l'ascolta. Quindi viva il Festival della Canzone Italiana, viva la musica italiana e niente, io vi ringrazio naturalmente per avermi dimostrato tutto il vostro affetto, come sempre, come fate da 16 anni a questa parte. Io ho già prenotato per l'anno prossimo, Amadeus dorme, Sabrina Ferilli sta qui dietro, Marco Mengoni, tutti gli altri, la città è deserta, adesso vado anche io. Quindi buongiorno, anzi buonanotte, un abbraccio e un bacio da Sanremo.